Ciao a tutti, oggi sono a Somma Lombardo, in provincia di Varese, alla fonderia di Somma, una fonderia abbandonata da un po' di anni che adesso esploreremo assieme, piccola ma interessante, oh yeah! A Somma Lombardo, tra la ferrovia che porta da Milano a Luino e la strada statale del Sempione, c'è questa fonderia che era la fonderia di Somma, che era una ditta attiva dal 1950 e chiusa per il fallimento nel 1990. Purtroppo non si trovano informazioni dettagliate sull'attività di questa fabbrica, ma secondo i siti della Regione Lombardia e della provincia di Varese, il sito è contaminato, però bisognerebbe fare ulteriori verifiche sul tipo di contaminazione. Qui ci sono dei lunghi sotterranei. Comunque, la struttura contiene una gran quantità di fanghi inquinanti, infatti qui si vedono anche pezzi di terreno dove probabilmente sono stati fatti carotaggi. E questo inquinamento è tutto intriso nel terreno, i tetti sono pannelli di amianto e il tutto è abbandonato da oltre 30 anni. Naturalmente dal 1990, data di dismissione dell'impianto, ad oggi non è stata fatta alcuna verifica e non risulta che siano stati proposti progetti di recupero. E anche volendo recuperarla, la fonderia è sottoposta ad alcuni vincoli ambientali che, pur essendo necessari, complicano qualsiasi progetto di recupero. Ora, visto che qui è un capannone gigante, vedo qui sotto che c'è una scala che scende. Ah, già, devo accendere la luce. Quindi scendo. Naturalmente, quando c'erano queste scale, le facevano sempre ripidissime e non so perché. Questi qui probabilmente erano i canali per la manutenzione di varie attrezzature che stavano sopra, macchinari che stavano al piano di sopra, e qui sotto c'erano questi che erano i corridoi per la manutenzione. Vediamo dove portano. Qui naturalmente è tutto sfasciato, niente qui, qui finiva qui sì, perché c'erano dei macchinari qua. E vediamo più avanti. Allarmi. Certo che qui è tutto buio. Qui deve essere andato anche a fuoco. C'erano luci, c'erano interruttori, anche perché sennò per forza sarebbero stati totalmente al buio qua. Una trave così tutto intrisa di non si sa cosa, e anche il terreno è tutta una fanghiglia nera che, avendo lavorato in fonderia, qui c'è un'altra scala che sale, avendo lavorato in fonderia vi posso dire che questa, tutto questo intruglio nero per terra sono gli scarti, i fanghi di lavorazione del metallo fuso. Pattume, ma di qui? Oh, di qui ci sono resti di qualcosa. Sembrano anche questi dei supporti. Ah no, ecco, capito cosa facevano qua. Qui sotto, questi qui erano supporti per i vasconi dove veniva colato probabilmente il metallo fuso. Da sopra notare tutto di pannelli di amianto, il tetto, che schifo. E probabilmente qui ci facevano, era proprio dove colavano, c'erano i secchi giganti dove veniva colato il metallo fuso. E allora ritorno sopra, qui ci doveva essere qualcos'altro. Notare questa, che era una roccia del terreno lasciata qui in mezzo alla costruzione, si vede, questo era un angolino che non serviva e hanno usato le tecniche di costruzione di una volta, da più di un secolo prima, con le rocce lasciate lì
Dove non serviva a scavare, via, lasciamo lì le rocce. Oh yeah, altra scala ripidissima. E si risale. Lì in fondo ci sono tutte attrezzature accatastate, ma di qui ci dovrebbe essere una torre, perché dall'esterno si vede che c'è una torre. Ma di qui non si sale. Di qui c'è una porticina, ma sicuramente è chiusa, infatti tutta saldata. E qui hanno fatto in modo da evitare che qualcuno come me potesse salire sopra. Mamma mia, qui è anche pericoloso. E qui ci sono tutti scarti di lavorazione, attrezzature. Ma la cosa più brutta, pure una ruspa, la cosa più brutta è di qua, che adesso non si vede perché naturalmente sono controluce, ma queste qui sono montagne di fanghi accatastati qua da 30 anni e qui altri rifiuti. Probabilmente altri scarti di lavorazione, però almeno questi sono stati insaccati. E qui c'è un po' di tutto. Lastre di amianto, lastre di fibra di vetro, ma almeno queste sono... non sono schifose come l'amianto. E queste montagne qui è di porcheria nera. Vabbè, faccio qualche foto qua dentro e vediamo il resto, se c'è da vedere altro. Oh yeah! Ed eccomi all'esterno, dove di qui ci sono questi baracchini di muratori. E di qui c'è un'altra parte, che però tutti questi capannoni all'esterno, però di qua è chiuso e quindi devo rifare il giro da dove sono entrato prima. Ma questa volta passo da dietro, ovvero dalla ferrovia. Quindi ci vediamo quando sono di nuovo dentro. Eccomi di nuovo dentro, questa volta non proprio nel capannone, ma comunque dentro la ditta. E oltre a questo muro impenetrabile di rovi ci dovrebbero essere gli altri capannoni, quelli che avevo visto da fuori. Qui si resta, aiuto, impigliati tra i rovi. Ma si passa in qualche modo. Yeah. Eccomi qua. E ci sono. Oh, qui c'è la torre. E magari si riesce a entrare. No, non si entra proprio. Qui c'era la cabina elettrica. Questa la porticina che era saldata dall'interno. Sì, qui c'era proprio la cabina elettrica. Fiatone, scusate se ho il fiatone, ma per entrare, fare giri, scavalcare i muri di rovi,
Oh, è stato abbastanza impegnativo. E qui ci sono questi che erano i bagni, con le docce, lavandini e qualcuno che ha accatastato qui legna tagliata. Vediamo. Bello lo specchio ovale. Sì. Una turca e basta. E allora esco. Qui equilibrio sui tronchi. E di qua si rientra. Ah no, qui tutto materiale accatastato. Intanto che qui lo stanno usando come deposito per muratori. Qualche cantiere edile che ammassa qui dentro tutto. Sì, sono tutte robe da cantiere edile. Dovrebbe forse esserci un altro locale in questo capannone, ma per arrivarci bisogna uscire. E anche più di un locale. Questo è quello che ho visto adesso. E allora tutta una cosa sfondata. Qui probabilmente era l'ufficio, visto che qui c'era l'ingresso, probabilmente entravano i camion. E infatti qui c'era questo con le finestre così, che sembrava tanto la reception, la portineria. E adesso, come vedete, è tutto un deposito unico. Qui c'era un bagno, che era il bagno di questi uffici, e qui c'era anche una cassaforte, con dentro un nido, ma dai! Vabbè, ho visto tutto, faccio un po' di foto e vado via. Bene, l'esplorazione di oggi è finita, anche se lì ci sarebbe un'altra casa, un edificio, probabilmente era abitazione del custode, qualcosa del genere, che però è tutta chiusa, non è accessibile. Peccato, perché sarebbe stato interessante vedere anche lei. Comunque, come vi dicevo, l'esplorazione breve, perché finalmente questa settimana ho iniziato a fare fiere e mercatini, e quindi ho un po' meno tempo per fare esplorazioni, e comunque una l'ho fatta. Naturalmente farò segnalazione a chi di dovere per tutto il pattume che c'è qui dentro. Nel frattempo voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi, attivate le notifiche, mettete anche commenti e like, se volete condividete anche video così mi farete crescere il canale, grazie. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex and Mystery, Escursione Viaggio in Kayak, date un'occhiata alla mia pagina sempre su Facebook Two Speed Artigianato, e io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!